Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere i miei prodotti preferiti di gennaio e febbraio, perché come al solito gennaio ne avevo pochi, quindi non ho fatto il video. A febbraio, vroom, sono aumentati di botto e quindi oggi ve li faccio vedere tutti quanti. La mia intenzione oggi è quella di, vediamo se ci riesco, parlare poco, visto che sono tanti prodotti, di ognuno. E così cercare di stare un po' nei tempi un po' ristretti. Più che altro, appunto, prendete questo come spunto per conoscere i prodotti se non li conoscete o comunque per confrontarci un po', no? Quindi cercherò di essere un po' rapida. Allora, parto subito. Dunque, a gennaio, questa è la premessa che va fatta. A gennaio, come tutte noi, ho avuto influenza, strascichi, insomma lunga, lunga, si è protratta tanto e ho cercato di utilizzare quei momenti in cui non ero a letto devastata, ma ero moribonda in giro per casa, per fare dei trattamenti di bellezza. Insomma, cosa ho fatto? La mini spa o comunque operazione restauro recupero a casa. Partendo dai capelli, ho fatto questo. Dunque, avevo visto che ultimamente facevo fatica a tenere la piega quando facevo le piastre, eccetera. Per cui mi sono subito rivolta a questo shampoo di cui vi avevo parlato tempo fa, che è il Redken Hair Cleansing Cream. Che a tutti gli effetti è come fare uno scrub, quindi praticamente io a zero, diciamo che riparto da zero quando faccio questo shampoo. È uno shampoo che usano i parrucchieri, dopo aver fatto il colore, comunque pulisce molto molto bene in profondità. E dopo che lo uso io noto proprio che le onde, tipo adesso, vabbè, guardate lo schifo che ho su oggi, comunque quando faccio le onde hanno tutte più corpo e durano anche di più, quindi quando i miei capelli sono mosci, dopo un po' lo faccio tipo ogni 3 mesi, infatti sta durando tantissimo, e questo è uno. Poi, come vi dicevo, appunto, sapendo di stare a casa parecchio tempo e non dover uscire e vedere nessuno, ho ricominciato, insomma, sono andata avanti e ho approfittato per fare più maschere per capelli, la mia preferita in assoluto. Da anni, anche di questa ve ne ho parlato parecchio tempo fa, è l'Elasticizer di Philip Kingsley. Questo in particolare è la versione Extreme che avevo preso quando avevo fatto per la prima volta gli chatouche. Avevo bisogno di qualcosa veramente potente e mi sono rivolta a questo rispetto alla versione classica, si chiama solo Elasticizer, l'altra versione che vi avevo fatto vedere tempo fa. E praticamente che cos'è? Un trattamento pre-shampoo, è come se fosse una crema, un trattamento a tutti gli effetti pre-shampoo. Si trova online, io mi trovo benissimo, lo faccio solitamente una volta a settimana, tipo nel weekend, ma oppure più o meno, insomma, ogni 2 settimane, quando ne ho bisogno. Comunque è un trattamento che faccio regolarmente, però appunto i miei capelli sono molto rovinati. Piuttosto rovinati, dai, dai. E questo ve lo straconsiglio, lo uso da anni. Se avessi mai fatto un video dei preferiti dell'anno, ma di molti anni, questo sarebbe stato sempre costantemente dentro. E questo è l'altro. Sempre riguardo a capelli, perché appunto vi ripeto, magari in diversi giorni facevo diversi trattamenti, ho usato questa combinazione. Combinazione di questo, che è un altro prodotto che metterei nei preferiti di molti anni e uso da anni, è il Noctogenist di Kérastase. Che cos'è? È un siero da notte, cioè praticamente è la versione capelli di un trattamento tipo gli oli per la notte, di quelli che usiamo prima di andare a letto. È ottimo, è proprio come una crema, un po' più liquida di una crema. È fantastico perché al mattino quando ci si risveglia, allora innanzitutto sono sicuramente più morbidi, chiude tutte le cuticole, quindi quando soprattutto i capelli li ho fatti lisci mi rendo conto proprio che sono molto più luminosi. Questa in particolare è la versione capelli spessi, penso che ci sia anche una per i capelli normali. A me è piaciuto, scusate un attimo. A
È un trattamento da notte emolliente, effetto rigenerante, capelli spessi, spenti e stanchi. Durante la notte questa formula arricchita di principi attivi essenziali nutre la fibra e protegge. Al risveglio i capelli sono morbidi, elastici e luminosi come rigenerati. Ha detto tutto lui. Effettivamente mi ritrovo assolutamente. Veramente lo uso da anni, mi trovo benissimo, il profumo è da parrucchiere, buonissimo. Ma quello che ho fatto questa volta perché avevo veramente bisogno di molto aiuto, molta idratazione, è stato combinarlo con un olio famosissimo Huile Prodigieuse di Nuxe. Allora, è un olio secco multifunzione che si usa sui capelli, tutte voi lo conoscerete, capelli, viso, unghie, insomma, è multiuso. Ha un profumo estivo buonissimo, tipo di creme estive, di cocco, eh? Quindi quello che facevo è mixavo questi due e poi mi concentravo soprattutto sulle punte. Effetto rigenerazione top, mi è piaciuto tantissimo. A me piace in generale molto mixare i prodotti infatti, cioè in pratica alla fine trovo i vantaggi di uno e dell'altro nel risultato. Sempre per il fatto che sfruttavo questo tempo a casa, mi sono data anche alle maschere viso. Una che è anche questa, questo qua è un po' preferiti dell'anno in generale. Un altro prodotto preferito negli anni, diciamo, è questa maschera idratante e calmante di Avène. Questa fra un po' andrà in un video dei finiti, prodotti finiti. Niente da dire, contiene acido ialuronico, la tengo in posa per più di 15 minuti, che è quello che dicono loro. Anche qui ho mixato, mi è piaciuto tantissimo, ho trovato un risultato mega galattico mixandolo con un prodotto cult di Tarte, che è questo, il Maracuja Oil, che praticamente è 100% olio di frutto della passione. Questo principalmente è un olio da notte, si mette in 3-4 gocce prima di andare a letto ed ha tutti gli effetti che noi sappiamo: rimpolpa, dovrebbe schiarire le macchie, insomma, idratante, li sapete quali sono. Questo qua era la versione da 100 ml che avevo preso tipo con un'offertona su QVC UK. C'è su Rose Beauty Store, se non sbaglio il nome è quello di questo sito, oppure insomma online si trova, super consigliato, lo uso da parecchio parecchio tempo, la sera, è ottimo, è fantastico. Comunque mixato con questa mi ha dato una pelle top, usato ovviamente di giorno. E questo via. Poi, allora, io durante questa malattia, cioè, ho avuto dei problemi pazzeschi agli occhi. Madonna, mi svegliavo con questi occhioni grossi, pesanti, pesantissimi, gonfi, rossi, caldi. Madonna, mi stavo male. E allora ho tirato fuori tutto il mio arsenale occhi, per cui per coloro che quando ho fatto il video della skincare routine, che tra parentesi adesso è cambiata, mi chiedevano: ma come? Non usi crema occhi? Ecco, adesso per voi praticamente questa parentesi occhi insomma è dedicata a voi, ok? Perché ci sono una marea di prodotti occhi. Allora, in primis quello che facevo era utilizzare il collire occhi. Da molto tempo noi a casa usiamo questo qua di Veleda. Veleda è una marca che a me piace veramente tanto, uso diversi prodotti loro e questo in particolare è alla oli secchi, per gli occhi secchi e irritati, ialuronato di sodio e estratto di malva. Comunque è calmante, la cosa bella come al solito è che sono in monodose, che me li metto anche in borsa, eccetera, eccetera. Mi toglieva proprio quella secchezza e poi me li rinfrescava come ottimo di Veleda. Sono lunga, non riesco a essere lì, io ne veloce, così devo dire. Vabbè. Poi prodotto anche questo degli anni passati e sicuramente degli anni a venire, comunque preferiti di sempre è
un prodotto di Lizer, voi sapete che io amo Lizer in tutto quello che fa praticamente, e questo in particolare è specifico per gli occhi e si chiama Eye Bright. L'Eye Bright di Lizer è una lozione, perché la consistenza è proprio acquosa, è comoda perché si apre così col tappino che viene su, oh, ciao. E praticamente che cos'è? Una lozione rinfrescante che io tengo costantemente in frigorifero e in primis, cioè potrebbe essere usata, viene detto anche che può essere usato come struccante per un trucco molto leggero. Effettivamente per un trucco leggero funziona. Ma soprattutto ha un potere calmante e rinfrescante che è unico, non ho trovato niente, questo, ma proprio questo gli do votazione 10. 10, cioè se non avete mai provato o state per provare un prodotto Reserve, metteteci dentro anche questo perché vale 100%. Sul dischetto di cotone imbevuto, lo saturo per bene e me lo sparo sopra. 10 minuti di questo sgonfiano gli occhi, ma danno soprattutto la sensazione di occhio fresco. Lo consiglio anche per chi, ad esempio, soffre di allergie e si sente gli occhi gonfi, questo è un toccasana pazzesco. Altrettanto per... Avete presente quando state davanti al computer per tanto tempo, che avete proprio gli occhi stanchi? Questo ve lo toglie. Questo è top. È troppo top. Questo è un top, veramente. Anche questo da anni e anni, anni, ma merita, merita veramente. Frigorifero, tenuto in frigorifero, quasi vi direi che raddoppia la sua potenza. Ok, poi... Sempre per occhi, ovviamente, e sempre tenuto in frigorifero, era questa accoppiata. Io da cliente QVC, poi figurarsi adesso che ero a casa così moribonda, mi guardavo sempre. Comunque, in generale, guardo, mi faccio, cioè, mi tiene compagnia parecchio e trovo dei consigli molto utili. Allora, uno di questi è rappresentato da una maschera viso creata con due prodotti di SBC. Avevo preso questo kit che conteneva tante mini taglie dei loro gel, ma questi di cui voglio parlare oggi sono l'arnica e il collagen. Praticamente sono gel a tutti gli effetti che concentrano le caratteristiche dei due, in questo caso, dei due prodotti che vi ho citato. Ma come li ho utilizzati? Allora, sempre in frigorifero, vi dicevo, praticamente in una ciotolina mixavo un po' di arnica e un po' di collagen, ok? L'arnica ha il potere di riattivare un po' la circolazione. E il collagen, vabbè, il collagen lo sapete voi, elasticizzante, stimola, insomma, li sapete, non devo starvi qua a dire. Comunque facevo questa pappettina e poi che cosa facevo? Prendevo un dischetto di cotone, di quelli rotondi, piccolini, tagliato in due, bello imbevuto in questa pappetta, in modo che si impregnasse bene. Una volta che era impregnato, lo separavo in due, così diventavano due mezzelune sottilissime. Ok. Prese queste mezzelune e messe qua sotto l'occhio. Pam, belle fresche. Risultato maschera che rimaneva su appiccicata, cioè io camminavo e questa cosa rimaneva su un po' come quelle di tessuto. Effetto super rinfrescante, bella elastica la pelle, super top. Allora, questo è un altro kit che ho usato tantissimo appunto in questo periodo. Poi un altro che vi volevo citare, ma non ho qua, è sempre un'altra mini taglia. Comunque loro, che ho sempre in frigorifero, non so perché non l'ho presa, ma comunque la uso altrettanto al mattino, proprio tipo colazione. Ho l'aloe, e quindi anche questo mi rinfresca, ma si può mettere anche proprio sulle palpebre, sulla palpebra mobile. E anche il cetriolo, quindi tipo se mi sveglio me le sento leggermente come tipo adesso, non è niente di esagerato, però la mattina se appena appena voglio un po' di rinfrescarmi tra cetriolo o aloe, ma mentre faccio colazione, proprio easy, perché poi hanno questo pump comodissimo, l'erogatore, comodissimo, trick, ecco, che esce proprio pochissimo prodotto e quindi è super comodo. Poi, vabbè, a me in generale piacciono abbastanza nelle versioni piccoline, poi sono anche comodi da portare perché l'arnica per le botte tipo con i bambini. Poi sempre occhi, dopo mega ricerche volevo una crema occhi finalmente da comprare
di cui mi poter fidare e insomma continuare ad usare, perché usavo sempre campioncini. Ok, dopo tante ricerche la scelta è ricaduta su un prodotto di Dr. Brand che si chiama DNA Do Not Age. Ah, in quel senso, carino, vabbè. Comunque, che cos'ha? Antirughe, anti tutto, la gonfiezza, antiocchiaie, dark circle, insomma, tutto quello che cerchiamo in una crema contorno occhi, anche un profumo molto buono. L'ho acquistato da Sephora con uno sconto del 20% perché costa un botto e mi trovo benissimo. Per fortuna che ho letto il mondo, ho ascoltato delle recensioni che la consigliavano assolutamente. Va bene anche sulla palpebra mobile, perché quello che stavo notando, soprattutto dopo questa influenza, era questo che, come tutti noi sappiamo, dopo una certa età mi cadono questi. Insomma, sapete, no? Bisogna. No, non ho bisogno della blefaroplastica. Però avevo proprio questa sensazione. E mettendolo qua sopra e poi facendo tipo dei massaggi che sono consigliati in un leaflet che c'è all'interno della confezione. Ammazza, ho visto proprio. Funziona di bestia. Questa ve la consiglio. Al limite, fatevi dare un pottino, un tester. Provatela, secondo me merita veramente tanto. Basta, finito occhi. Sempre un po' a proposito di skincare, vi volevo far vedere che cosa ho amato e che fa parte della mia nuova skincare routine. Praticamente, allora, premessa, ho cominciato a usare tre vitamine di Alpha Age con cui mi trovo molto bene e sono la vitamina A, la vitamina C e la vitamina E. Adesso, utilizzando queste che contengono degli acidi, necessariamente devo usare dei filtri solari. Quindi la mia crema viso di Lisurl, che non li ha, e per cui ho voluto cercare una crema che fosse fondamentalmente idratante e che avesse appunto i filtri solari. Non volevo spendere tantissimo perché solo queste erano le caratteristiche su cui mi focalizzavo. E per il resto facevo fare tutto, faccio fare tutto ai sieri. E allora, cosa ho fatto? Sono andata alla mia farmacia di fiducia e ho trovato questa che è la crema idratante forte a antirughe all'acido ialuronico. Marchio proprio della mia farmacia. Quasi tutte le farmacie hanno una linea, viso, che viene fatta da laboratori che non sono ottimi laboratori, ma non sono speciali, non sono pubblicizzati, insomma, come vedete, però il prodotto è molto buono. Come vedete, il packaging non è ultra figo, ma il prodotto all'interno è ottimo. Ho guardato l'inci, è similissimo a una crema che adesso non ricordo della Roche-Posay, che ho anche, quindi perché pagare di più? È veramente, veramente molto buona, valida. Non spendono appunto sul packaging, sulla pubblicità, su tutto quello che fa aumentare il prezzo di un prodotto. E ottengo praticamente gli stessi risultati che con una buona, buona crema. Poi, sempre un po' all'interno della skincare routine, metterei questo, che è il famosissimo Rêve de Miel di Nuxe. Però l'ho preso questa volta, avevo finito quello del pottino e l'ho preso in stick. È buonissimo tanto quanto quello nel pottino, per me è il numero uno. Ho trovato il balsamo labbra numero uno, quello nel pottino. Questo è altrettanto valido, o forse leggermente meno idratante, però in più ha questo vantaggio che non bisogna mettere dentro il dito, lo stuelo, che l'è, insomma, mi piace tantissimo. E quindi questa è stata la novità. Poi, un prodotto che è a metà tra lo skincare e il make-up è un prodotto di Niod, che è il Photography Fluid. È questo qua. Che cos'è? Allora, faccio una piccola premessa. Io sono appassionata di inglese e per praticarlo io leggo molto riviste inglesi o siti inglesi o comunque o guardo. Insomma, mi riferisco molto al mondo anglosassone.
nelle riviste appunto inglesi si parlava di questo prodotto qua e mi sono incuriosita, sono andata sul loro sito e l'ho trovato. Che cos'è? Praticamente è un primer che viene utilizzato soprattutto per enfatizzare... Ciao! Ciao! Mi chiudi la porta per favore? Sì. Grazie. Per enfatizzare, dicevo, la luminosità del viso, viene un po' marchettizzato come quei prodotti per chi usa tanto Instagram, per probabilmente anche per chi fa video o quel che è. Telefono, ok. E allora è questo siero illuminante che dà un aspetto come vagamente dorato, otticamente rende la pelle uniforme, riflette la luce e è molto molto buono. Ci sono pareri contrastanti su questo prodotto, a me è piaciuto. Oggi ce l'ho sotto il fondotinta, ho usato il fondotinta, il Make Up For Ever, l'ultimo HD che hanno fatto, e poi è sotto questo. Io ve lo consiglio, mi sono trovata molto bene. Allora, andiamo avanti, sto quasi finendo. Altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è la Beauty Blender per gli occhi, la versione piccolina. Quando l'ho vista la prima volta ho detto: ah, vogliono farci spendere per forza tutti i costi, tutti i soldi. Non la comprerò mai, invece poi ci sono cascata. È la mini versione della classica Beauty Blender, si mette sotto l'acqua, la si strizza, la si rimette da strizzata dentro l'asciugamano, si ristrizza un'altra volta, è ottima e va veramente bene all'interno dell'occhio, negli angoli, insomma merita davvero. Nella confezione ce ne sono due, una la uso e la prossima la userò più avanti. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto veramente tanto ed è una scoperta molto recente, è di Bare Minerals, si chiama Bare Skin Shade Sun, è questo. Praticamente è un bronzer nella versione del loro fondotinta, quello in siero, che è da shakerare appunto perché all'interno contiene un siero. Io l'ho messo oggi come bronzer e mi piace molto, lo trovo molto naturale, ma l'ho acquistato soprattutto perché lo uso da mixare nei fondotinta che sono troppo chiari e mi piace per questo e il risultato è molto naturale. Basta, dovevo essere veloce, quindi vado avanti. Poi riscoperta è il The Real di Benefit, ce ne sono anche oggi, anche questo, l'ho usato tantissimo, ma soprattutto mi è piaciuto questo look, ho ripreso ultimamente, ma non so perché così intanto mi vengono, matita bianca che avete visto forse in un altro video, matita bianca di NYX, color carne, e poi mascara tanto sopra, ma anche tanto sotto, anche adesso. Apre molto l'occhio, mi piace molto, sono andata molto di questo look. E questo non incippa particolarmente gli occhi, molto bello. Poi, altro preferito è un rossetto che ho usato, ma quanti preferiti ho? Veramente un botto stavolta. Un rossetto, anche questo che metterei nei preferiti di sempre, è di L'Oreal, è un classico che c'è sempre nella linea, mi viene la parola, come si dice, nella linea permanente. È Color Rich 133, il colore si chiama Rosewood Nonchalant, è un rosa che praticamente rende le labbra solo leggermente più accese, ma è un bel una bella consistenza, bello cremoso e idratante, ma non viene via molto facilmente. Ed è veramente un bel rosa, un po' più acceso, le mie labbra però un po' più acceso. E mi è piaciuto tanto. Poi l'ultima cosa è lo smalto. Smalto, allora, voi sapete? Punto di domanda. Comunque, io so perché ho letto e mi perdo tempo in queste... che Pantone quest'anno, per la primavera 2016, è uscita non con uno, ma ben due colori. Uno sono il Pink Quartz, che praticamente è un rosa chiarino, molto carino, e l'altro è il Serenity, un bel azzurrino.
Ok, siccome i rosini piacciono e sono sempre piaciuti e bla bla bla, mi sono affrettata a comprare uno smalto che è in una delle versioni mie preferite, che è questo, è il Gel Effect di Nail Zinc. Allora, questo in particolare si chiama Star Street, e che è quello che indosso adesso. È un rosa un po' tendente al pesca. So che non è il momento migliore per applicarlo perché le mani sono veramente scialbe, il colore inverno. Però, e che d'estate ovviamente con l'abbronzatura sta meglio, lo so, ci arrivo anch'io. Però mi piaceva tantissimo il colore, lo volevo mettere, insomma, allora l'ho messo. Ma oltre a questo. No, poi volevo dire una cosa interessante che nelle varie letture ho scoperto questa cosa di Nail Zinc, veramente molto interessante e carina, è che nella versione appunto dei Gel Effect la boccetta è fatta in un modo, cioè, troppo geniale. Praticamente al di sotto la boccetta è concava. E che cosa fa questo? Permette di, inserendo il dito all'interno di questa conca, verificare se il colore sta bene o meno sul proprio tono di pelle, cioè praticamente è come se si ricreasse otticamente, vedete qua sotto, un'unghia, no? Quindi tu tac, ci metti la tua mano sotto ed è come se vedessi la tua mano con quel colore di unghia, insomma. È così. Molto, molto intelligente, molto carino. Ve ne volevo parlare di questo, so anche per nominarvi questo che è sempre di Nail Zinc, il loro Top Coat Kensington Caviar. Allora, è un top coat che vabbè loro dicono contenga caviale, quel che l'è, insomma, ma il punto è che a parte che asciuga in 45 secondi, ma dà questa luminosità veramente vetrosa. È molto veloce da applicare e come lui nessuno mai, neanche il Sash Vite, forse sì, abbastanza simile ai livelli di quello di CND che avevo fatto vedere tempo fa, ma comunque adesso ha sorpassato tutti ed è ottimo. L'unica cosa che è arrivato a questa altezza, a questo uso comincia a essere un po' incolloso e non è veramente il top. Ne farò forse altre due di manicure dopo questo, ma mi sa che è già da cambiare perché ho ovviamente già quello nuovo e l'ho provato, cioè è tipo olio, è quasi consistenza olio da applicare, è veramente molto diverso. Comunque, ecco qua ragazzi, questo è tutto. Spero di essere stata un po' più concisa, spero di avervi dato qualche spunto interessante per i vostri acquisti, o magari no, così risparmiamo un po'. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi! Sempre un po' a proposito. Sempre un po'. Allora! Telefono. Pronto? Pronto? Allora, adesso cosa vi dico? Vi racconto. Impossibile fare questo video. Andiamo avanti, sto quasi finendo e mi stanno cadendo tutti i capelli.